Ciao a tutti, oggi come promesso parliamo ancora della nostra macchina per fare la maglia. Oggi vediamo insieme come fare una lavorazione diritta, come cominciare e come chiudere il lavoro e anche la soluzione a qualche piccolo problema che io ho riscontrato e che dai vostri commenti vedo che avete riscontrato anche voi. Quindi, come risolvere questi problemucci? Ma prima di cominciare, volevo fare una piccola precisazione. Proprio ieri sono stata fermata da una persona che mi conosce e che mi dice: "Ah, Paola, ho visto che vendi la macchina per fare la maglia." Io non vendo niente e non ho un negozio. Questa cosa ve la raccontai anni fa. Semplicemente questo canale YouTube, quindi Laboratorio Pupetti, è un canale affiliato a Amazon. Cosa succede? Succede che io metto il link, vari link, li avete visti? Ci sono l'ultimo libro che sto ascoltando, gli uncinetti, la lana, sempre qualcosa di solito di inerente a quello di cui parliamo qui su questo canale, quindi i ferri, la maglia, la colla, queste cosucce qua. Dicevo, ogni volta sotto al video io metto un link o più link. Ogni volta che qualcuno, impapino, scusate, ogni volta che qualcuno acquista qualcosa tramite il mio link, mi viene corrisposto un piccolo buono, quindi un compenso. E l'ho già detto, è un buono, quindi al raggiungimento di un tot viene erogato un buono Amazon a mio favore e quindi io posso acquistare delle altre cose. Mi sono un po' impapinata, ma sono sicura che avrete compreso. E quindi, se avete piacere di acquistare qualcosa che naturalmente vi serve, ecco, quindi ad esempio, se avete piacere di acquistare questa macchina o altre cose che io consiglio, ogni volta che utilizzate il link che è sotto al video, state sostenendo il canale. E io poi con quel buono lì acquisto delle altre cose per fare degli altri video. Bene, mi sono già un po' dilungata oggi. Andiamo subito a vedere la lavorazione diritta e la soluzione appunto a qualche problemuccio. Vediamo subito la nostra lavorazione in linea, quindi non circolare. Beh, innanzitutto vi faccio vedere, questo è un pezzo che io ho già fatto e guardate, un punto bello, bello uniforme, ho fatto anche abbastanza veloce. L'unico neo è che è strettino, la macchina lo sapete, ha 48 perni, 48 aghi. Quando lavoriamo in orizzontale ne perdiamo 3, quindi 3 aghi non lavorano, quindi lavorano soltanto 45 aghi, sono 45 punti, un po' pochini. E in questo caso io sto lavorando con un filato che è lavorabile con un uncinetto del 3,5, quindi anche ferri del 3,5-4. Guardate, sono 34 centimetri, penso che riusciate a vederlo. Ecco, 34-35, quindi un po' pochino per fare una maglia. È possibile farla, ma bisognerà necessariamente unire fra di loro due teli. Ora, ecco qui, lo vedete, mi è stato consigliato da voi.
ho fatto delle prove ed effettivamente il lavoro viene molto meglio e soprattutto sarà poi molto molto più semplice incominciare e finire il lavoro facendo un pezzetto con un colore contrastante. Qui lo vedete sicuramente bene, poi riusciremo a prendere tutti i fili per mettere su aghi o con l'uncinetto per fare una costa, insomma, quello che vogliamo. Ora andiamo subito a vedere la lavorazione e andiamo quindi subito a vedere come realizzare la nostra maglia in linea, quindi diritta e non circolare. Allora, innanzitutto dobbiamo portare verso l'alto questa leva. Eccola qua. Poi giro facendo ruotare la ghiera in senso orario fino a che non avremo in questa posizione l'ago bianco. Eccolo qua. Lo vedete? Adesso, con un colore contrastante, questo è un filo che poi elimineremo, quindi è uno scarto, ma è molto importante. Incomincio e metto su i punti, nello stesso modo in cui abbiamo caricato nel caso della lavorazione circolare. Quindi un punto sì, un uncino sì ed un uncino no. Eccoli, facilissimo. Una volta fatto questo, possiamo anche controllare di aver fatto tutto giusto. Inseriamo il filo nell'apposita fessura ed ora nel tendifilo. È importante la tensione che sia giusta, altrimenti scappano i punti. Quindi il motivo per cui scappano i punti è proprio questo: il filo non è messo con la tensione giusta. Ora incominciamo e ruotiamo la maniglia. La nostra macchina incomincerà a lavorare. Giungiamo in fondo, non sarà più possibile proseguire. Mi raccomando, siamo delicate. Comunque è tutto di plastica, quindi. Ed ora invertiamo. Arriviamo fino in fondo, invertiamo. Siamo in fondo, invertiamo. Arriviamo sempre fino alla fine della corsa. Avvicino un pochino. Eccoci. Ogni volta che incominciamo il giro, quindi che andiamo in un senso o nell'altro, stiamo attenti che il filo sia ben teso, non deve essere tirato, ma neanche lasso. Altrimenti scappa il punto, scappa il primo e l'ultimo. Vedete, lo tendo appena appena, il filo
fa presa, eccoli, e il punto è fatto e via, arrivo in fondo. Io ho fatto un po' di prove per quella che è la mia piccola esperienza. La tensione del filo è il problema maggiore, poi bisogna cercare di non essere distratte, non invertire il senso, altrimenti scappa tutto, ma uno arriva in fondo. Ecco, ora, una volta fatti un po' di giri, possiamo tagliare il filo ed inserire quello che sarà il filo proprio definitivo del nostro lavoro. Leviamo il filo e lo buttiamo qui al centro, inseriamo il filo definitivo qui nella feritoia e qui nel tendifilo. Ed ora lavoriamo. Ecco, lo vedete, perdiamo, abbiamo sempre vuoti tre fili, scusate, tre ganci, quindi rispetto ai 48 ganci lavoriamo solo con 45. E via via, oppla, qui. Una cosa che non so se vi ho detto, quando noi lavoriamo in orizzontale, quindi non lavoriamo in circolare, purtroppo il contagiri non funziona, quindi sarà necessario o armarci di santa pazienza e contare tutti i giri, poi ve lo faccio vedere, ma è molto semplice, oppure acquistiamo, vi metto il link come sempre sotto al video, un contagiri di quelli a pressione, ogni volta che abbiamo fatto il giro premiamo il tastino e via. Arrivo sempre a fine corsa. Non so se ve l'ho già detto, lo vedete, sto tenendo ferma la macchina
perché sono su una superficie di legno, sono su un tavolo di legno e quindi le ventose non fanno presa. È sicuramente più comodo lavorare su una superficie liscia dove le ventose fanno presa. Probabilmente basterebbe anche una tovaglia di plastica. Quindi ora vado comunque avanti un pochino e poi vediamo di chiudere il lavoro. Ora questo è solo un campione, quindi ne faccio solo un pezzettino. Avviciniamo un po'. Ecco, guardate, questo rovescio. E di qua abbiamo il diritto, io direi che è perfetto. Qui con un pochino di pazienza potremo contare i punti semplicemente in questo modo, quindi così. Ora, per chiudere il lavoro e per poi consentirci di lavorare un bordo all'uncinetto, ai ferri, in maniera proprio comodissima, facciamo come quando abbiamo cambiato il colore, quindi abbiamo messo il colore definitivo. Lo buttiamo qui al centro. Prendiamo di nuovo, non deve essere necessariamente lo stesso, un pochino di filato che poi scarteremo. Eccolo qua. E lavoriamo per un po' di giri. Ecco, io dico che così è sufficiente. Quindi abbiamo fatto 2, 4, 6, 8 giri, ma questo numero di giri è ininfluente, ecco, poi tanto appunto andrà eliminato questo pezzo. Tagliamo il filo. Riallontano. Butto il filo all'interno ed ora semplicemente giro una volta in un senso fino in fondo e una volta nell'altro senso. Lo vedete, il lavoro si stacca. Non ho bloccato niente. Questo è il pezzetto che abbiamo fatto. E qui possiamo anche semplicemente, se poi insomma riteniamo chiudere così con un cappietto anche, ma io lo lascerei così. Ed ora, qui lo vedete, posso proprio comodissimamente, non so se sono a fuoco. Spero di sì. Prendere
i punti, sia che li voglio mettere su dei ferri che che con l'uncinetto. Eccolo qua, lo vedete? Proprio comodo, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. In seguito elimineremo tutta questa parte in colore contrastante che non ci interessa. Bene, ed eccoci qua. Oggi ho parlato tantissimo e nulla, qui c'è il pezzetto che abbiamo fatto insieme. Come avete visto, semplice, il punto bello. Interessante questo sistema di lasciare i bordi con un altro filato, veramente comodissimo. E qui c'è il pezzo che ho già preparato, che vi ho fatto vedere all'inizio e con il quale vorrei realizzare un progetto. Che dire, in definitiva, unica pecca il fatto di dover fare più pezzi, ma insomma stiamo anche parlando di un attrezzino che è veramente poco più di un giocattolo. Che altro aggiungere? Come sempre, grazie. Grazie di cuore a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!